Tutto ormai pronto, il Giro d'Italia domani farà di nuovo tappa sul territorio piacentino. La puntata di ieri sera di Zona Sport si è appunto dedicata all'evento, tra pronostici e possibili sorprese, con i giornalisti Luigi Carini e Simone Carpanini, insieme all'ex ciclista piacentino Giancarlo Perini. Sarà una tappa che stritterà l'occhio, credo, a dei fuggitivi e secondo me potrebbe arrivare la fuga, anche perché si arriva a giornata con Segadiale, poi dopo ci saranno le ultime tappe di montagna, quindi probabilmente è anche facile che si possa prendere il gruppo, i big possano prendersi una giornata di, passatemi in termini di relativa tranquillità, anche se il finale di Stradella comunque non è da sottovalutare perché ci sono tanti strappetti che potrebbero prestare il fianco a qualche piccola imboscata di qualcuno che magari vuole guadagnare qualche secondo o qualche posizione in vista poi delle tappe successive. Luigi Carini, infine, ha voluto rendere omaggio a Perini, che nella sua carriera ha preso parte a ben 11 Giri d'Italia. Lo possiamo annoverare tra i migliori gregari di ogni tempo. Ha fatto 10 Tour de France, sempre con molto onore. Sono dei bei ricordi, è stato un periodo felice della mia vita, un periodo dove correvo, ero in una grossa squadra, che era la Carrera, dove c'erano dei grossi nomi, da Bontempi, Ghirotto, Chiappucci, Aroche. Era una grande squadra.